Ricca di adrenalina e suspense, è stata la prima prova di campionato quad e sidecar cross che ha visto moltissimi piloti al via, tra i quali sono rimbalzati volti conosciuti nel panorama racing quad. La categoria di vertice Quick 1 è stata abbinata alla classe sport con un cancelletto gremito di 19 piloti. Il duello tra i due leader, Patrick Turridi e Simone Mastronardi, è stato come sempre avvincente. Peccato che il pilota romano è stato vittima di un guasto meccanico in Mancia 1 che ha completamente compromesso la prova, oltre che essere rovinosamente caduto a terra. La cronaca sportiva di giornata ha visto il talento azzurro sanremese dominare entrambe le manche di 18 minuti più due giri, mentre la mancia supercampione è stata di proprietà di Simone Mastronardi. Gli altri protagonisti della giornata sono stati Nicolò Roagna, che ha scalato il secondo gradino del podio, mentre il bronzo di giornata è andato a Miro Cappuccio. Il resto della rosa dei piloti vedeva stagliarsi Simone Mastronardi in quarta posizione, Jakub Kostelecki in quinta posizione, a sua volta seguito da Michael Poracin, Lorenzo Taricco, Vincenzo Alercia, Elia Domenichini e Christian Versace. Il miglior mattatore nella classe sport è stato Andrea Zucca, cresciuto di categoria, il quale ha dimostrato di tenere il passo dei big. Peccato la brutta caduta durante la mancia supercampione, che ha visto i medici di percorso intervenire agilmente. Il resto del podio della classe sport si completava con Gianmarco Monaci e Leonardo Cazzuni. Bella bagarre anche tra Martin Dopita, Simone Chiappone, Fabio Gualco, Marco Salustri, Michele Marco Monti e Simone Scroglieri. Cinque i piloti che hanno dato fuoco alle polveri nella classe J250, con Riccardo Gullo ad autografare l'oro di giornata davanti a Tommaso Cappellotto Capiotto e a Francesco Gullo. Kevin Sangani porta in quarta posizione le sue ruote artigliate, mentre a seguire si è imposto Edoardo Cazzola. La classe veteran è andata in combinata con la categoria trofeo, regalando al pubblico un cancelletto di 17 partenti, con Silvano Grola ad imporre il suo stile e la sua grinta di guida davanti ad Alessandro Fontanazzi, argento di giornata, e a Rodolfo Salustri, terzo gradino del podio. Il resto dei mattatori della classe veteran sono stati Leonardo Arzani, Davide Gigli, Jaroslav Faktor, Alessandro Savone, Daniele Buzzi e Pierluigi Ruffato. Onore e meriti per la categoria trofeo sono andati a Elena Alercia, protagonista assoluta all'appuntamento lombardo, che ha lasciato dietro di sé Michael Perone e Riccardo Carozza. Beatrice Grola sfiora il podio con una quarta posizione davanti a Franco De Simone, Yuri Croppi e Giovanni Ferretti.
cancelletto con 14 partenti per l'ultima manche di giornata della Supercampione, dove a dominare ci ha pensato Simone Mastronardi davanti a Patrick Turrini e Nicolò Roagna. Passando alle tre ruote artigliate, i fratelli Lasagna hanno messo in cascina ottimi punti per la neostagione dedicata al campionato tricolore Sidecar Cross, con due prove d'autore e laureandosi con l'oro di giornata davanti all'equipaggio Pozzi Pedrini, secondo gradino del podio, mentre il bronzo di giornata è stato alzato dall'equipaggio Fiorini Fiorini. Il resto degli equipaggi che hanno incollato gli spettatori al circuito si formavano con Bernardini Pasqui, Regoli Liviani, Bottero Aria Giacoletti, Lasagna Mancheroni e Baldini Tibaldi.